Ah, niente, la classe operaia al patronato italiano. E ci tengo a precisare ancora una volta che questo tipo di discorso ce lo fanno quotidianamente all'interno delle fabbriche il sindacato, ogni qualvolta gli operai vogliono inturire la lotta. Ad esempio, loro dicono che non dobbiamo più andare negli uffici per paura che qualche impiegato Crumiro venga picchiato. Loro dicono che non bisogna più fare il blocco dei cancelli per evitare che venga la polizia. In poche parole, fanno passare nei fatti quella che è la volontà patronale e del governo Andreotti. In che modo allora in questo momento la lotta può diventare generale? E allora affinché la lotta generale prima di tutto significa scontrarsi frontalmente contro tutti gli opportunisti che ci sono all'interno della fabbrica, all'interno delle scuole, e cioè quelli che a nome della classe operaia imbrogliano la classe operaia. Lì alla Pirelli ci hanno fatto 870 licenziamenti in blocco, cosa che non si è mai verificata, insomma, una fabbrica come questa. E cioè, pone il problema del salario garantito, che diventa in quella situazione, cioè il problema di tutti gli operai. Poi lo pone, cioè, nel senso che non lo pone solamente per gli operai che sono a casa, che sono messi in cassa integrazione a 0 ore o a 32 ore, ma lo pone anche per quegli operai che sono dentro la fabbrica, che nel momento in cui fanno una lotta vengono messi in cassa integrazione, vengono mandati a casa e quindi in questo modo, cioè, vogliono fermare la lotta. E il problema principale è di non voler unire la forza operaia contro i piani del padrone. Questi piani si svolgono su un piano di ristrutturazione all'interno della fabbrica, utilizzando la crisi creata dagli operai nel 68, con le lotte del 68-69, e che il padrone sta tentando di riutilizzare riversandola sugli operai, sulla forza operaia, a tutti i livelli. Da una parte con la ristrutturazione, quindi con i licenziamenti e le sospensioni. Dall'altra utilizzando l'aumento dei prezzi come freno a tutte le lotte. Rispetto a questo, diciamo nell'intermedio di queste cose, fra una repressione totale dei padroni e fra un sindacato che pur di avere certi livelli di contrattazione di potere, sia all'interno delle fabbriche che nella società, esiste, diciamo, una grossa componente che è il governo. Questo si è preso in mano di prima persona tutto l'utilizzo di tutti i mezzi che l'apparato statale dà ai padroni e al sindacato per controllare la forza operaia. Allora si è visto con un crescendo sempre maggiore un utilizzo prima di tutto del governo con provvedimenti di aumento delle tasse, aumento del costo generalizzato della vita, ma soprattutto tende a ristrutturare, no? Tutte le sue strutture, tipo la polizia, la magistratura, diciamo, l'esercito, eccetera, in modo che queste armi siano pronte per essere utilizzate contro gli operai. Un esempio pratico rispetto alla Pirelli è che quando abbiamo fatto la causa per il sciopero del rendimento, abbiamo avuto tre cause in cui tre pretori di Milano del lavoro ci hanno dato ragione. Ora, con un sistema interno alla magistratura, si tende ad allontanare questi tre pretori e a mandarli in altre situazioni, oppure a fare cambiare, diciamo, mestiere a questi tre magistrati, in modo che da qui in avanti ci sia sempre meno possibilità per gli operai di avere ragione, anche a livello borghese, quello che le leggi permettono, di avere ragione. Da questo appunto si può capire, no, che cosa significa, no, fra tanti che dicono che la classe operaia è il riflusso, no? Cioè, il riflusso della classe operaia non c'è mai stato, oggi più che mai la classe operaia è in piedi ed è, si può dire che è all'attacco, no? È all'attacco nel senso che risponde, no? Risponde in modo duro, anche se non, ancora non generale, no? Ma lo scontro già è in atto, no? Tanto per dire, la classe operaia ha la volontà di rispondere a questo governo, ai padroni, appunto all'attacco agli operai, no, da parte dei padroni, e
ce l'hanno questa volontà qui. È solamente dalla parte di questi opportunisti, no? Che oggi, cioè gli opportunisti, quelli del PC, che oggi di fronte a un governo così reazionario, un governo fascista, non fanno altro appunto che portare indietro la classe operaia e cercano di gettare calunnie, no? Su quelli che sono i veri contenuti, cioè sul modo appunto, sulla coscienza, no? Che c'è da parte della classe operaia, cercando addirittura, cioè, come Cossutta, no? Che al Parlamento addirittura dopo l'assassinio del compagno Franceschi ha chiesto al